Benjamin Netanyahu non torna sui suoi passi. Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas ed è ciò che faremo. L'operazione proseguirà finché sarà necessario. Così ha twittato il premier israeliano nella notte di ieri, proprio mentre le truppe terrestri di Israele venivano coinvolte nel conflitto. In una gaffe storica, l'esercito aveva anche confermato la presenza di soldati nella striscia di Gaza, ma le stesse forze armate hanno poi clamorosamente smentito questa informazione. Mentre il bilancio delle vittime palestinesi supera abbondantemente i 100 morti, tra cui 31 bambini e adolescenti, e i 600 feriti, aumenta il numero degli sfollati che hanno perso la casa nei bombardamenti aerei israeliani. La situazione non è migliore nelle città israeliane, dove ronde di coloni ed estremisti di destra aggrediscono case e residenti palestinesi in quella che è stata definita una vera e propria caccia all'arabo dagli stessi responsabili. Né in Cisgiordania, dove nella notte si sono verificati eventi simili nella città di Hebron, l'unica dell'enclave palestinese a essere colonizzata nel suo cuore, la città vecchia. La comunità internazionale intanto prende posizione sul conflitto. Stati Uniti e Regno Unito si sono espressi a favore di un allentamento dell'escalation, mentre l'Egitto ha inviato una squadra di diplomatici a Tel Aviv per cercare di negoziare una tregua. La Germania ha sottolineato che Israele ha il diritto di difendersi dagli attacchi di Hamas, i cui razzi hanno colpito nelle ultime ore fabbriche chimiche e basi aeree israeliane. Israele ha risposto con i raid di 160 caccia che nella notte hanno bombardato 150 obiettivi del movimento di resistenza islamico. L'ONU teme adesso che il conflitto si allarghi e ha convocato per domenica una riunione del Consiglio di sicurezza. Un'iniziativa che non ha acceso nessuna speranza fra i palestinesi, dal momento che Israele, negli ultimi decenni, ha violato ripetutamente le risoluzioni delle Nazioni Unite. Ieri, per il secondo giorno di fila, il Consiglio di sicurezza si vedeva bloccare una dichiarazione congiunta dal veto americano. Gli USA insistono, i bombardamenti su Gaza non sono una reazione eccessiva. Da Mosca sono intervenuti ieri il presidente russo Vladimir Putin e il segretario generale dell'ONU Guterres, che hanno individuato come priorità la fine delle azioni violente da entrambe le parti per tutelare la sicurezza dei civili. Obiettivo raggiungibile, hanno aggiunto, solo con un incontro urgente del quartetto, costituito da Stati Uniti, Russia, ONU e Unione Europea. Organo che però è stato silenziato da troppo tempo. D'altronde, ieri il ministro degli interni francese ha chiesto alla polizia di vietare la manifestazione prevista per domani a Parigi in solidarietà con i palestinesi, nel silenzio assordante di Bruxelles, palesemente incapace di trovare un punto comune. Come in altre città in tutto il mondo, anche nelle piazze italiane si è manifestato il sostegno al popolo palestinese. Ieri, giovedì 14 maggio, una folla si è radunata in Piazza Duomo a Milano. In contemporanea al corteo milanese, anche Piazza Verdi di Palermo è stata invasa dai manifestanti pro-Palestina. Il movimento giovanile multiculturale Our Voice ha annunciato altri cortei nelle varie città d'Italia, tra cui quelle di Bologna e Roma, previste per la giornata di sabato 15 maggio. Non si placa la protesta in Colombia, dove gli scontri hanno provocato la morte di decine di persone nelle ultime due settimane. Particolarmente tesa la situazione a Cali, ma le proteste dilagano in tutto il paese, dove il fallimento delle trattative tra governo e manifestanti, che reclamano soluzioni ai problemi della povertà, delle diseguaglianze sociali e della repressione da parte delle forze dell'ordine. L'esecutivo di Iván Duque si è visto costretto a ritirare la riforma fiscale che aveva dato il là alle proteste, ma ciò non è bastato a calmare gli animi. Nelle ultime ore si è nuovamente assistito a scene di guerriglia urbana nelle principali città del paese, come Bogotà e Medellin, dove gli agenti di polizia in tenuta antisommossa hanno usato proiettili di gomma e idranti contro i manifestanti. Il portavoce del Ministero del Commercio cinese Gao Feng ha annunciato il record di scambi bilaterali avvenuti con la Russia dall'inizio dell'anno. Secondo le statistiche cinesi, ha spiegato il portavoce, da gennaio ad aprile 2021 il volume è stato di 40 miliardi di dollari, in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Gao ha anche sottolineato il dato di crescita delle importazioni cinesi dalla Russia, incrementate del 7,7% sempre nel primo quadrimestre di quest'anno, un tasso per la prima volta positivo da maggio 2020. Nel 2021 la Cina, ha concluso il funzionario, prevede di raggiungere con il partner russo un volume di scambi commerciali pari a 200 miliardi di dollari. Siamo pronti ad affrontare tutte le preoccupazioni reciproche nel loro insieme, ma una tale discussione diventerà possibile solo dopo che gli Stati Uniti avranno dichiarato di tornare al trattato. Così la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante il suo consueto briefing settimanale, ha commentato la decisione di uscire dal trattato Open Skies. Dall'accordo stipulato nel 92, che consente voli di sorveglianza disarmati sui territori degli Stati membri, l'amministrazione Trump si era ritirata a novembre 2020. Di conseguenza la Russia aveva annunciato l'abbandono a gennaio scorso. Chi è interessato a mantenere il trattato nell'interesse della sicurezza europea, ha concluso la Zakharova, dovrebbe convincere la Casa Bianca a cambiare idea rispetto all'amministrazione precedente. Giovedì 13 maggio, presso il Jacob Javits Convention Center di New York, si è svolta la prima vaccinazione per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. La campagna è partita dopo che la Food and Drug Administration aveva autorizzato il vaccino Pfizer-BioNTech per tale fascia d'età. «È fantastico essere vaccinati», ha dichiarato Sofia dopo aver ricevuto la dose giusto in tempo per il ballo di fine anno e la laurea. «Mi sento solo più sicura per quegli eventi», ha concluso la ragazza. Secondo uno studio clinico per la fascia compresa tra 12 e 15 anni, il vaccino mostrerebbe un'efficacia del 100%. Lo studio però è stato condotto e rilasciato dalla stessa Pfizer. Centinaia di studenti hanno manifestato ieri a Barcellona contro lo stato in cui verte il sistema educativo gestito dal governo autonomo catalano. Convochiamo lo sciopero nelle università e nelle scuole superiori per invertire una tendenza che negli ultimi anni ha provocato continui tagli e privatizzazioni, ha spiegato Anna Clua, portavoce di uno dei gruppi che partecipavano alla protesta. Vogliamo il ritorno alle lezioni in presenza. Altri settori della società stanno avanzando, ma sembra che la scuola sia l'ultima ruota del carro. Crediamo che l'istruzione debba invece essere la priorità, ha aggiunto l'attivista Berta Navarreta. Durante la manifestazione alcuni studenti hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine dispiegate a protezione del Parlamento catalano.